Da quale pulpito viene la predica? Beh, di sicuro non serve un pulpito così per fare una predica, perché potrei pure andare in mezzo alla strada e cominciare a parlare, no? Popolo, sei una mondezza! Solo che da qui fa tutto un altro effetto. Anzi, forse è proprio questo il problema di noi preti, che quando stiamo qui ci pigliamo talmente tanto gusto che poi ci dilunghiamo un po' troppo. Vattene a casa, popolo! La predica è finita. Peccato che invece il giorno in cui Gesù ha fatto la sua prima predica nella sinagoga a Nazareth ci ha messo tipo 10 secondi. Oggi. Nelle vostre orecchie le scritture si sono compiute. Fine dell'omelia, il sogno di ogni fedele alla messa domenicale, eh? Ma come ha fatto a farla così breve sta predica? Rispondi! Molto semplice, perché si è limitato a dire con una frase il senso per leggere la parola di Dio. Però sottolineiamola di nuovo la prima parola. Oggi. Ecco questa, perché le scritture si compiono oggi, non ieri e neanche domani, oggi. Ed è questo il senso della parola di Dio, compierla oggi. Perché quel libro del profeta Isaia, che ha letto Gesù davanti a tutti quel giorno, è stato scritto tipo 500 anni prima di Cristo. Lo spirito del Signore è sopra di me. Però si compie in quel giorno, in quell'oggi della storia. Mi ha consacrato e mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri. Perché il compito della scrittura non è darti valori astratti, ma dirti cosa succede a te oggi. Il problema è che non sempre riusciamo a tradurre quello che c'è scritto qui con quello che succede veramente a noi oggi. Sei papa? Sei cardinale? Questo significa che noi abbiamo tantissimo bisogno di qualcuno che ci riporti una scrittura scritta 2 o 3.000 anni fa a quello che ci accade adesso, al nostro momento presente. Non è un caso se la liturgia fa iniziare questo Vangelo con Luca, che è quello che scrive, che spiega che ha iniziato a scrivere per te, mica per lui, per darti la solidità che tutto quello che gli hanno raccontato è vero. E non è vero perché è successo storicamente, ma perché succede anche a te oggi. E infatti lui inizia il Vangelo indirizzandolo a un certo Teofilo, una parola greca che significa amico di Dio. E quell'amico di Dio sei tu. La Chiesa stessa, quando parla a tanti teofili. Ed è anche questo il senso della Chiesa, eh? Perché ho bisogno sempre di qualcuno che faccia da ponte tra la parola di Dio e il mio oggi? Perché se no, non sempre capisco. Ho bisogno di una Chiesa che mi illumini sui miei punti neri. Ma a che serve il magistero del Papa e dei Vescovi se non a quello che sta facendo Luca in questo Vangelo? Cioè spiegarti secolo dopo secolo la solidità di quello che è stato trasmesso. E in altre parole, tutti quanti noi abbiamo bisogno di confrontare il nostro oggi con la scrittura, ma non per leggere la scrittura, per leggere la tua vita, le tue gioie, le tue croci, le tue grazie, le tue sfide.